io questo video non volevo assolutamente farlo. E adesso vi spiego il perché. Ieri mio fratello Luca ha aperto il suo box e dentro c'era la prismatica. Quindi questo implica che qua non c'è. Ma vabbè, non demordiamo, dai. Confido ancora in te. Se come Secret non escono Regulus e Oltre il Pendolo, fai un volo dalla finestra, eh. Chiari, eh? Yu-Gi-Oh a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, ovviamente, sempre grazie a Magic Corner, possiamo aprire un box di forza dimensionale. Ovviamente il link sempre in bio e se dovete acquistare carte singole o prodotto sigillato che non sono già in offerta, potete utilizzare il codice sconto 2022 cappello. Prima di passare all'opening, ovviamente vi ricordo che stasera ne apriremo un altro su Twitch e se vi abbonate, al raggiungimento delle 20 sub, potrete vincere questo piccolo tappetino, ovviamente spedito a spese mie. Quindi se avete Amazon Prime, Amazon Gaming o a volte rubate soldi a vostro fratello, potete abbonarvi gratuitamente. E non vi sto assolutamente minacciando con un coltello, eh. Mettiamolo in chiaro. Detto questo, procediamo con l'opening. Allora, andiamo ad aprire il nuovo set e vediamo questo giro cosa riusciamo a trovare. Attualmente le carte più ricercate di questo set sono la carta bando marchiato, che è una super, vabbè, sta un euro, però comunque è buona da giocare in despia. Poi, secondo me, Oltre il Pendolo è da recuperare assolutamente, perché casomai la Konami decida di rendere il mazzo forte quella EOP. Poi, ovviamente, abbiamo le carte Therion, Dinomorfia, cioè, c'è roba molto interessante da trovare. Andiamo con il primo. Allora, e speriamo di sculare. Allora, abbiamo anche i supporti preda pianta, Biprisp, catena di sorpresa, Therion Duca Yul. Speriamo che questo è un buon presagio. Già la Secret, ho visto male. Picchiatore folle. E sì, prima Secret, Drago Pendulum Grafo Occhi Diversi, che è la carta dell'espansione. Ci siamo già giocati la prima Secret. Nel senso, è molto carino, però diciamo che Regulus valeva 5 volte tanto. Va bene. Allora, può andare sempre peggio, quindi non lamentiamoci. E comunque è la carta cover del pacchetto. Che poi, che ne sai che Konami non dà supporti Pendulum e questa sale di prezzo? Dobbiamo essere positivi. Andiamo col secondo pack e vediamo se riusciamo a sbustare la Secret buona. Allora, abbiamo Spavento Artiglio Astra, Belone, Sfidante Eroico, Saga Antichi Guerrieri e abbiamo la Couverture. Prossimo pack. Allora, vediamo se riusciamo a sculare un tantino. Abbiamo Rialzati Therion, poi XX Clusione, Therion Mietitore Fum, poi Medium Roccia e Anatema del Drago, il Drago Magico Cavaliere. Vabbè, niente di particolare. Adesso vorrei tirare fuori l'Ultra Dinomorfia, che quella mi interessa un po' di più. Abbiamo Zombie Infestati, Toro, Belone, Dogmaticaturgia e Artista Amico Gentilude. Next! Allora, vediamo se questo va meglio. Che comunque, ragazzi, stasera abbiamo un altro box, quindi nel caso Regulus in uno dei due deve uscire, eh. Abbiamo poi Cuscino Paransomnia, General Prova, Materia Attore, Algol e Legame Libromante, che nel senso, i supporti sono carini, hanno fatto salire di prezzo gli altri Libromancer, però l'inizio li finisce. Allora, prossimo pack. Abbiamo, dai, una bella ultra qua. Sfidante Eroico, Stella del Mattino, poi Spavento Artiglio Astra, Rialza Titerion, Picchiatore Folle e Pianeta Primitivo Rage Fobia. E che cazzo ci faccio, scusa? Ma vaffa. Cioè, l'avevo chiamata la Ultra, però, nel senso, il Dinomorfia o la Therion Therion potevano essere carino. Giochi di dadi, sumo musicale. Carino. Poteva essere molto più interessante. Parliamone. Prossimo pack. Allora, abbiamo Alternativa Spavento Artiglio, General Prova, XX Clusione, Preda Pianta e finalmente una ultra un pochino più decente. Supporto Preda Pianta, ottimo questo. Beh, dai, i suoi onestissimi 3 euro li fa, quindi va benissimo. Altro pack, vediamo. Abbiamo Catena di Sorprese, poi
Libro maestro, Medium, dai, Acro. Ah, il bando marchiato, ok. La carta che vi dicevo, ragazzi. Questa, diciamo, è onesta. Ci sta. Io, tipo, ne ho comprate 21 copie. Così, per memare. Dai, questo non si voleva aprire. Qua, Regulus 100-100. Abbiamo, se trovo il Therion Coccinella, io penso che do in escandescenza. Ok, carta Therion. Ci stiamo avvicinando a qualcosa di decente. Poi, vabbè. Sotto ci sono le solite carte, ragazzi, non le andiamo neanche più a vedere. Allora, dai, tiriamo fuori qualcosa di buono. Abbiamo Toro, Biblis, Dogmatica, Prova e supportino meteorologico. Poi, vabbè, Yamato Rocky, Marre, Perdita e supportino campione eroico. Va bene. Se fa schifo il nome così in italiano, immagino in tedesco. Allora, prossimo. Ragazzi, se anche a sto giro mi esce un box fallato, penso che vado da Konami e mi sentono. Inviato eroico. Allora, prossimo abbiamo Cuscino Parasogna. Somnia. Supportino proprio da pianta, Libro maestro, Acro e Match Dragonavale. Se le super iniziano a essere un po' troppe. Adesso non dico di tirare fuori subito la secret. Però un'altra ultra. Abbiamo alternativa. Materiatore. Poi, se deve uscire la prismatica, fai tranquillamente. C'è Bell, che è bellissima. E non mi lamento, eh. Prevenzione Libromancer. Non ci siamo, dai. Non voglio Regulus, voglio Bell direttamente. E sfatiamo il mito che c'è solo una prismatica case. Abbiamo Roccia Guerriera, Belone, Zombie Infestati, Alternativa e di nuovo l'anatema. Va bene. Prossimo pack. Abbiamo Sfidante Eroico, Stella del Mattino, Biblis, Nocche, Rialza Titerion e Incrocio Therion. Miglioriamo questa situazione un po' fallimentare. Valore Pendulum, Clusione, Picchiato in Folle, Zombie Infestati e... Ah, il nuovo supporto Punk, che è ottima come carta, soprattutto perché è Volpina, no, per adesso solo Volpina, è salita un botto di prezzo, da 6 euro che stava, adesso si vende sui 36-35 euro, una roba incredibile. Adesso vediamo questa. Beh, parliamone, per essere una ultra... I suoi 6,50 euro li fa, quindi di tutto rispetto. Se a sto giro me ne esce un'altra ed è ultra così, penso che non mi posso lamentare. Duca Yul, considerando poi gli scorsi set che le ultra facevano schifo. Biblis, Parasomnia, Saga Antichi Guerrieri. Ok. Vediamo a quanto sta. Zombie occhi rossi. Perfetto, ragazzi. 3 euro. Va bene. Forse ho chiesto troppo. Doppia carta punk, eh. Allora, next pack. Che a questo punto manca solo la secret. Il problema è che sono rimasti pochi pacchi, eh. Non vorrei prendere un'altra scammata, eh. Dogmaticaturgia. Catena di sorprese. Preda pianta. E bando marchiato. Va bene. Finché escono queste come super, va benissimo. E per il resto, niente. Dai, ragazzi, siamo al rush finale e vediamo se ci può essere qualcosa. Algul, Mazera, carta magia, carta trappola, carta magia e carta mostro totalmente inutile, ma va bene. Poi abbiamo, dai, che esce il toro, quindi esce pure Regulus. Mazera, spada a nocche, Belone... Legame Libromante. Mancano 4 pack e io non vedo questa secret o questa prismatica. Dov'è? Bellino col drago avido, figo. Dov'è la mia prismatica? Perché a me non possono mai capitare i box fallati con tipo 4 prismatiche, come è successo in America? Non lo so, la butto lì, eh. Invece no, solo da noi. Fanno i box senza secret.
Sì, guarda, ecco, 1, 2. Dov'è la secret? Non c'è neanche qua. Mancano due pack. Vabbè, adesso memare, vabbè, divertente, ma vorrei la mia secret. Abbiamo spada a nocche, cuscino parasomnia, fum, stella del mattino. Oh! Finalmente, grazie. Almeno la... Allora, non è Regulus, ma secondo me è una carta da tenere d'occhio. Perché come supporto Pendulum è ottimo. E se escono anche, diciamo, dalla Banned cose come Electrumite, che rendono il mazzo OP, questa potrebbe salire. Soprattutto perché non verrà ristampata in questi din, ma in quelli dell'anno prossimo. Quindi c'è tempo per farla salire di prezzo. E poi parliamone. I suoi 17 euro li porta tutti, che secondo me potrebbero diventare di più. Poi fate voi. Sì, team di settembre. Quelle ne voglio comprare almeno 5 case. E quindi... No, non ce l'ho i soldi per 2 case attualmente. Poi vediamo più avanti. Però i team voglio prenderli e vediamo se mi avanza qualcosa. Picchiatore folle. Rialza Titerion. X esclusione. Fum. Dai che questo... No. No, ragazzi, no, no. No, perché? Oh, oh. Porca troia. Incredibile. Perché le ultra hanno potenzialità a salire. Ci sono secret costose e carte che saliranno e basta. Allora, inganno e tradimento. Rialza Titerion. General prova. Fum. E già seconda... No, ragazzi, se è un box tutte secret, io... Cioè, no, è impossibile, non ci credo. Comunque, tanta roba, eh. Sta a 16 euro. Cioè, parliamone. L'unica cosa è che mi sono giocato tutte le secret con i primi due pack. Io confido che sia un box fallato e esca anche qualcos'altro di decente. Ragazzi! No! Ragazzi, no! Ora sto chiudendo... No, ragazzi, 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 ragazzi! No, non ci credo! No, ragazzi, no, ragazzi. Fa sboccare. È la prismatica più brutta che potessi tirare fuori, ma porca troia. Ah, se Magic Corner mi mandava l'altro box, c'avevo il 2 per. Cioè, ma stiamo a scherzare. Comunque, no, ragazzi. Questo, con questa opening mi è venuta ancora più voglia di comprare un case. Sono molto indeciso. Non so cosa fare. Abbiamo Fum. Abbiamo Stella del Mattino. Abbiamo Mazera. Abbiamo Astra. Ah, e la trappola dinomorfia. Anche questa sta tipo a 6 euro. Quindi di tutto rispetto. Questa adesso è roba che mi tengo perché... Che ne sai salga. Perché a sto punto per 5 euro adesso me la tengo. Allora, apriamo. Abbiamo General Prova. Poi abbiamo Spada a Nocche. Rialza Titerion. Preda Pianta Bifolicula. Ottimo, ottimo, ottimo. La carta Dinomorfia nuova. Che anche questa potrebbe salire, considerando che ne ho già comprato un playset. Però, nel dubbio. Possiamo sempre sperare in un... In un aumento positivo. Adesso, pod off grid no, però... bel peschino. Allora, abbiamo Ain. Mazera. Velone. Valore. Porca troia, ragazzi!
I got three secret. No, raga. Raga, è indecente. Sto box è indecente. No, no, raga. Raga, ma stiamo a scherzare. No. No, ragazzi. Ragazzi, ma faccio veramente schifo. Ragazzi, no, ragazzi. Ma siamo seri? Vabbè, cappello, quando scendi mi paghi te il treno. No, ragazzi! Ma... No, è illegale sta roba, non ci posso credere. Dopo manderò la foto agli altri ragazzi che collaborano con Konami e mi manderanno a fanculo diretto. Cioè... Prismatica 3 Secret, eh. Prismatica 3 Secret. E poi 3 Secret buone, oh. Quando ti dicono non puoi più usare dai box. No, no, ragazzi. Ragazzi, ho fatto veramente schifo sto giro. Penso attualmente il miglior box di sempre. Detto questo, ragazzi, ci siamo salvati in corner. Diciamo, il penultimo pacchetto ha tirato fuori una bella bombetta. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate del prodotto e se lo acquisterete o meno. Per il resto, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!